Allora, benvenuti amici cari, sempre qui al Japan Fest, a voi tutti amici non solo del Japan Fest ma amici della Gaijin. Allora, oggi intervistiamo due ragazze che fanno parte del gruppo di Maydolls. Allora, cosa sono le Maydolls? È il Maid Café che gestisce il bar, questo piccolo caffè, ho sbagliato. No, tranquilla, non ti preoccupare. Allora, i vostri personaggi cosa sono? Allora, il mio personaggio si chiama Vanille Cream e non è altro che una futura diva, insomma, una performer che appunto si dedica tantissimo al musical e al teatro. E il mio personaggio ovviamente avrà tre modalità diverse in cui servirà i clienti. E queste tre modalità avranno nomi presi dalle maggiori città esponenti appunto del musical, ad esempio c'è Broadway, London e Hollywood, che comunque non è musical però sempre ambiente cinema, sì. E in base appunto a queste modalità che sceglieranno verranno serviti in maniera diversa, con un carattere appunto diverso. Ok, quindi rappresenterete tre diverse modalità di carattere in base, sì, al tema? Tre personalità, sì. Io non sono come lei, io sono una geek girl, cioè una ragazza, la classica ragazza che ama tecnologia, computer, fumetti, anime, manga, telefilm e film. No, nient'altro, anche io ho le mie tre modalità che sono differenti l'una dall'altra. Ok, e i vostri costumi? I nostri costumi saranno sempre le nostre appunto divise del Maydolls, che è appunto questo completino adorabile, blu, molto blu. Da quanto tempo fate questo? Un paio di mesetti. Io sono nuova. Io invece già dal Lucca dell'anno scorso che lavoro nel Maydolls, perché avevano avviato un progetto sia a Lucca ed ero stata già presa lì, e poi ovviamente ho continuato perché mi sono comunque trovata molto bene. Cosa vi ha portato a questo e come mai vi siete accostati a questo tipo di, insomma, di stile particolare? Inizialmente l'ho fatto semplicemente per divertimento e amicizia, però non sapevo a cosa andavo incontro. Ecco, fare la maid comunque sia non è soltanto balletti, giochini, è anche comunque sia tanta fatica tra virgolette, perché certo, comunque devi pur sempre dare un servizio, saper rapportarti con le persone, quindi comunque sia riuscire a risolvere anche momenti difficili. E appunto, diciamo, questo è stato il mio input, diciamo, solo per amicizia, però poi alla fine non ho potuto fare a meno di continuare. Sì, è diventato comunque un hobby bellissimo da poter coltivare, sì. Ok, per te la stessa cosa? Sì, perché alla fine è nato tutto per amicizia, e poi comunque il Maid Café fa sempre parte della cultura giapponese, che chi è appassionato conosce il Maid Café e sa cos'è. Quindi quando mi hanno detto vuoi fare la maid, ho detto proviamoci. Alla fine c'erano persone che conoscevo, grandi amici, e bisogna saper comunque recitare, ballare, coinvolgere la gente. Sì. Siccome di base sono anche passioni che ho, soprattutto ballare, allora ho deciso di partecipare a questo progetto. Bene. Come vi trovate qui al Japan Fest? Io mi sono trovata veramente bene, anche con la clientela mi sono riuscita a divertire veramente tanto. Nella pausa sono riuscita a fare tantissime attività di cui appunto mi hanno fatto trovare veramente bene, tra cui il massaggio shiatsu, è stato meraviglioso. Sì, ma poi anche le mostre, le altre attività, sono stata all'Area Games, che è veramente qualcosa di spettacolare. Sì, mi sono abbastanza divertita in questi giorni, sì. Stessa cosa per te? Sì, perché i clienti sono stati molto gentili, anzi si sono divertiti, hanno partecipato volentieri alle nostre punizioni, che anche se il nome è brutto in realtà sono molto divertenti, perché li facciamo ballare oppure cantare, dipende dalla punizione in questione. Poi a fine turno ho fatto un giro, sono andata alla conferenza del maestro Shoda, della scuola di cucina, che è stata veramente bellissima, e poi ho fatto molto shopping, quindi è stato molto bello. Allora, amici della Gaijin, mi raccomando, amici del Japan Fest, tutti al Maid Café a farsi punire da queste bellissime ragazze, chi non lo vorrebbe. Quindi mi raccomando, l'appuntamento è al Japan Fest, qui al Maid Café, con queste straordinarie ragazze. Il vostro nome? Elisa. Luisa. Allora, un saluto al mio tre, agli amici della Gaijin e del Japan Fest, ok? Ok. Uno, due, tre. Ciao! Ciao.